Ebbene sì, ragazzi, come avete letto dal titolo, posso leggervi la mente. In realtà non lo so che titolo ho messo, però è il titolo della storia animata a cui andremo a reagire oggi. Tra l'altro, ragazzi, ci tengo a dirvi una cosa. Intanto ad augurarvi buon anno, non so se l'ho già fatto, ma nel dubbio lo rifaccio, che va sempre bene. Sappiate che io il 10 tornerò giù a Palermo in studio, quindi ricambierà un po' tutta la scena. E diciamo che questo canale prenderà una piega forse un po' più divertente, perché diciamo che nell'ultimo periodo possiamo essere sinceri, ci siamo focalizzati molto sulle storie che per carità vi piacciono, però diciamo che sta arrivando una bella ventata di cambiamento, ma non voglio spoilerarvi nulla. Iniziamo con questo video di oggi che, attenzione, si parla di storie da teenager, ragazzi. Tornato questo canale perché mi è spuntato a caso un video nei consigliati, che è questo qui, Ragazzini, posso leggervi la mente. Un po' strano come titolo, fa quasi paura, sembra una minaccia in realtà, però come sempre, ragazzi, supportate, iscrivetevi, anche se questi pure, spariti completamente, ma non siamo noi qua, assolutamente. Vediamo questo video, vediamo che cosa succede in realtà, perché non lo so. Grazie Oddio, mille. Come ecco il resto, grazie mille? Si parla già di soldi? Strana la cosa, ho un po' paura. Di niente, congratulazioni. Ok. Forse starete pensando... perché quella tipa è così felice di darmi dei soldi? No, in realtà no, io ho proprio pensato perché questo video inizia con due tipe... Vabbè. Beh, è la parcella per averla aiutata a conquistare la sua cotta. Ah, aspetta, non ho capito, questa tipa è una sorta di... tipo cupido per le persone a scuola, ma si fa pagare? Non ho capito, cioè cerca tipo i fidanzati? Sì, tutto iniziò circa un mese fa. Ok. Quando, grazie ai miei utili consigli, la mia amica Ailey conquistò un tipo sexy. Luke, con i capelli verdi. Anche qui su storie da teenager, comunque i nomi sono tutti italiani, come potete vedere. Il bello è che è bastata una sola foto. Una foto, cioè? Beh, che tipo di foto? Ho paura. So che quelli come Luke sono stufi di uscire con le tipe popolari ed esigenti. In realtà penso che tutti sono stufi di questa cosa qua, però vabbè. Così, quando la mia carina e dolce amica gli diede uno schizzo di lui e gli confessò i suoi sentimenti per lui, come previsto, Luke perse davvero la testa per lei. Aspetta, non ho capito, ricapitolando, cioè il consiglio che tu hai dato alla tua amica è fagli un disegno e basta? Cioè praticamente con un disegno questo si è innamorato di lei? È bastato veramente così poco? Chiaramente non lo so, una ragazza non si è mai dichiarata a me facendomi un disegno. Potrebbe essere... Come pensai a un piano così figo? Oddio, figo? No, a me sembra molto banale. Poi che il ragazzo si accontenti, per carità di Dio, ce ne fossero tanti come lui, eh? Però, dico, disegno non è... Beh, in pratica ho il superpotere di leggere la mente dei ragazzi. In realtà nel titolo c'è scritto ragazzini, Però, vabbè. E conosco anche la vera personalità di ogni tipo di ragazzo. Ma è un vero potere oppure... Perché? Perché ho vissuto con i miei tre meravigliosi fratelli negli ultimi 15 anni. Ah, ok, quindi diciamo che riesce a leggere nella mente dei ragazzi in modo metaforico, cioè un modo educato per dire che i ragazzi sono tutti stupidi, che ragionano tutti allo stesso modo e che quindi è molto facile prevedere i loro comportamenti, giusto per sintetizzare, perché questo vuole dire lei, non è che ora con la cosa del potere è come quelli che ti insultano e poi ti dicono ironia. Vabbè, andiamo avanti, va. E devo sopportare sempre le loro cattive abitudini. Sì. Come il mio fratellone Axel, l'atleta. Axel, l'atleta, proprio stereotipo numero uno, l'atleta. Fuori è sempre lucido con un look curato. E poi a casa è disordinato, puzza, vero? Ma a casa non ordina mai la stanza e una volta non fece Non so perché, ma proprio... Per una settimana. Vabbè, dai, ci sta. Che schifo. Poi c'è il mio secondo fratellone, Steven. Ok. Il prodigio, a dir poco. Quello amato dalla famiglia, intelligente, che studia, c'ha tutti i voti incredibili, ma quello più antipatico. Quello che non sia a casa non smette di vantarsi di tutto al mondo. Non l'ho mai visto stare zitto per più di un minuto. Madonna, com'è possibile, scusami. Poi per ultimo c'è il mio fratellino, Gavin, quello amichevole. Ah, ok. E lui pensa sia molto gentile e cortese, ma non lo vede a casa quando mi prende sempre in giro e mi ruba il cibo. Quindi proprio i classici tre stereotipi dei fratelli odiosi. Bene. Dio, solo a parlare. Allora, onestamente forse tra i tre sono l'ultimo, quello che ruba il cibo. Anch'io ero molto dispettoso, non tanto, perché in realtà avendo tre sorelle sono più quello che subiva il bullismo, perché sai, tre contro uno non è così semplice. Però quando mi vendicavo anch'io facevo questi dispetti, tipo che gli rubavo il cibo, le cose che si compravano, me le prendevo io. Mi fa ribollire il sangue. Sembra troppo, però. Beh, ditemi, non sono ancora qualificata per la consulenza d'amore con una così ampia conoscenza? Beh, diciamo
diciamo che sicuramente non hai avuto proprio tutta sta fortuna in famiglia, però insomma. E in realtà fu un'idea di Ailey. Lei cercherà clienti e io darò consigli per aiutarli a conquistare la loro cotta. C'è un piccolo problema. Non è che tutti i maschi del mondo, tutti i ragazzi del mondo sono come i suoi tre fratelli. Cioè, quelli lì sono i tre maschi base, proprio base, i maschi alfa base, che esistono nel mondo. Ma ci sono tante sfaccettature di una persona, tanti tipi di caratteri. Quindi, cioè, va bene, sicuramente tre fratelli che hanno tutti e tre personalità completamente diverse e ti aiutano a farti un'idea. Ma non è che esistono solo quei tipi di ragazzi. Vabbè. E fino ad ora la percentuale di successo nella consulenza è del 100%. Incredibile. Vabbè, sono stupido io, chiedo scusa. Allora, siamo tutti uguali, ragazzi, che vi devo dire? Sto provando a difenderci, ma non abbiamo scuse, siamo tutti uguali. E vabbè. Non sorprende che il nostro nome si sia diffuso in tutta la scuola. Immagino. Un giorno stavo pranzando quando Ailey corse da me e disse eccitata: "Abbiamo un grosso cliente!" Cioè? Chi è? Un grosso cliente che è un influencer? Venne fuori che era Claire, una tipa popolare e cattiva. Popolare e cattiva è un cartone animato praticamente. Ho subito scosso la testa. No, te lo scordi. Non lo farò, sai che Claire non mi piace affatto. Eh beh, i clienti però sono sempre Dai, clienti. Pagherà il doppio del solito. Madonna. No, non voglio aiutarla. Che poi sto cercando di capire che colore di capelli ha lei. Sono tipo verde, non so, caccola. Madeline, ti prego, io... ho già preso i soldi. Oddio mio, giustamente, appena vedi i soldi. Cosa? Diceva sul serio? Eh sì. Poi, incontrando il mio sguardo, Ailey disse in fretta... Vedi, Claire è già super popolare. Se è popolare... Con la tua mente brillante piena di consigli e trucchi, lei otterrà il ragazzo e tu il riconoscimento. Certo, perché lei è popolare, inizierà a dire a tutti che sono incredibili. Gli farebbe pubblicità, effettivamente. Non è una mossa sbagliata. Credevo che sarebbe stato un bene per la consulenza. Inoltre, Ailey aveva ragione. A prescindere dal tipo di ragazzo, sapevo cosa era necessario per attrarlo. Giustamente. Ok, quindi chi è l'obiettivo? Ryan. Famosissimo. Cosa? Ryan? Quel nerd... A Claire piace? Ma come quel nerd? Ma questo video, cioè ragazzi, è un insulto completo proprio ai maschi. Cioè... In risposta, Ailey ha sorriso solo, annuì e diede un morso al suo pranzo. Ok. Non me l'aspettavo, ma comunque erano affari di Claire. Ognuno giustamente c'ha i propri gusti, non è che se uno mi piace a me... Senso. Anche se era un tipo nerd noto per odiare le ragazze e non uscire... Allora forse ci sta che... Uscirci. Non poteva intimidire questa Madeline. Cosa significa odiare le ragazze? Quindi intrapresi la missione tattica per Claire. Ok. Ora vediamo. Un nerd di sicuro si innamorerebbe di una tipa con i suoi interessi. Sì, ti piacciono i videogiochi, sì. Questo effettivamente è vero. Un ragazzo, diciamo, che comunque passa molto tempo a giocare ai videogiochi così, difficilmente magari lo vai a trovare per dire in discoteca, no? Poi ci sono sempre i casi isolati, però... Giusto. Vero. Così il giorno dopo, come previsto, Claire aspettò Ryan davanti alla classe di letteratura. Ok. Vedendo Ryan da lontano, tirò subito fuori il libro Cime Tempestose. Che è il suo preferito, immagino. E finse di leggere intensamente. Ma non gliene è fregato niente, perché quello secondo me lo sa che dentro il cervello lei tipo c'ha le scimmie urlatrici che battono il piatto tipo quelle di Homer Simpson, no? Ryan le passò vicino senza neanche guardarla. Onestamente. Così lei lo rincorse e lesse un paragrafo ad alta voce. Ma cos'è, tipo la messa? Se non gliene frega niente, non gliene frega niente. Ma Ryan continuò a camminare e... Si è messo pure le cuffie, tanto ti vuole sentire. Mise pure le cuffie. A questo punto, Claire poteva solo stare lì e battere i piedi. Mi sa di sì. È stato un fallimento. Sapevo che era meglio cambiare strategia. Che ne dici dei Lego? Dei Lego? Ma come dei Lego? Cioè, a quale nerd non piacciono? Oddio, anch'io ce li ho effettivamente, c'ha ragione, però non... A tal fine, passai il giorno ad aiutare Claire a creare un modello di Hogwarts da dare a Ryan. Sì. Vabbè, l'hanno preso proprio dal sito Lego e spiaccicato nel video, però sì, è quello Lego che costa poi tipo 1000 euro sto coso, raga. Tuttora ancora devo capire chi è che ha la voglia di montare Hogwarts Lego. Cioè io penso che per fare tipo le cose quelle piccole che ci mettevo le giornate non avevo voglia, però chapeau a chi fa questa roba qui perché io non... Lei gli mostrò fiera il capolavoro, ma lui mormorò: "No, grazie." Cioè proprio diceva: "Lascia perdere, hai perso quanto? Un mese a farlo? Ma chi se ne frega." Poi in realtà l'hanno fatto loro in un giorno, non so come. Te ne andò, lasciando Claire con un'espressione stupita sul viso.
Ma stanno funzionando ste tattiche, eh? Mi sa che si prenderà una cattiva recensione la Fra. E così la Fra. Più e più volte. Dal convincere Claire a dargli i biscotti di Star Wars, vabbè. Biscotti di Star Wars, al mettere una foto di lei vestita da vedova nera sul suo armadietto. Vabbè, magari comunque può avere anche altri interessi, eh. Trucchi non funzionavano con Ryan. Ma poi ragazzi, che fastidio sta roba del nerd che per forza deve avere gli occhiali, pure sta cosa non... Dio, perché questo tipo era così strano? Pochi giorni dopo, mentre mettevo i libri nell'armadietto, Claire apparve e disse: aia, che tipo di servizi state fornendo? Un po' scam, effettivamente un po' scam. Sono non passate funziona. Settimane, perché Ryan non mi ha notata? Si dice manco innamorata, proprio notata, cioè non ti caga di striscio. Lento ma costante, continua così, fidati di me. Ragazzi, per favore nei commenti potete dirmi il colore dei suoi capelli? Vi giuro che ogni volta che spunta mi sforzo. Ma questo non è un verde, cioè questo è uno di quei colori che a nessuno di noi piace. Sfido qualcuno di voi nei commenti a dirmi che vi piace questo colore qua. Che colore è? Fidarmi di te. Ti darò solo un'altra settimana. Aia, minaccia qui, Se non porti a termine il lavoro, farò sapere a tutti quanto i tuoi consigli fanno schifo. Questo è grave, questo è grave. Poi se ne andò. Oh, che snob odiosa. Lei sarà anche snob, però ricordati, cara mia, che sei tu quella che dice a tutta la scuola che sei la migliore, Ma cos'altro posso fare? Devo finire il lavoro, o le mie consulenze sarebbero finite. Sì. Inoltre, questa Madeleine non poteva fallire così, ed è allora che ho avuto un'idea. Come potete vedere, Ryan deve scrivere un saggio sul suo portatile. In realtà no, cioè, a vederlo così magari si sta guardando un video di Xiao su YouTube, però vabbè. E ci siamo io, Claire e Hayley sedute sul tavolo vicino, fingendo di leggere, mentre in realtà guardavamo le mosse di Ryan. Ah ok, quindi magari vuole sfruttare tipo la situazione di del colpo, saggio. Ryan emise un urlo, che spaventò tutti gli altri. Avrà perso la vanilla su Minecraft, avrà preso i salvataggi, capita, E attirò un'occhiataccia della bibliotecaria. Claire si avvicinò a lui e con tono dolce disse... Ehi Ryan, va tutto bene? No, il mio portatile è rotto. No. Il mio importante saggio è lì e non l'avevo salvato. Io l'ho detto comunque che c'entravano i salvataggi. Non può essere vero. Ha battuto sui tasti. Darò un'occhiata, sono brava con i computer. Sarà. Si chinò sul portatile. Per fortuna il portatile fece un rumore e si riaccese. Ma con quale magia? Vabbè. E il saggio era perfettamente a posto. E adesso, caro, devi... Chi pensava che una figa come Claire era una tale esperta di informatica, no? Ragazzi, vi giuro che non so che cosa dire. Cioè, quando è uscito questo video? Un anno fa. Sembra un video tipo del 2005, in realtà, per quello che stanno dicendo, però vabbè. Ringraziò profusamente Claire e la invitò anche a pranzo. Cioè, questa ha montato un Hogwarts in una notte. Gli ha fatto i biscotti, si è vestita da vedova nera della Marvel, gli ha sistemato il computer, boom, appuntamento. Successo, finalmente. Non ditemi che anche voi credete che Claire ne sappia così tanto di computer. Cioè? Certo che no. Ah, sei grazie stata a tu? Mio fratello Steven, che mi mostrò come installare un software per far sembrare che fosse rotto. Ma questo è un inganno, scusami. Cioè, gli hanno tipo messo un virus nel computer per poi farglielo sistemare. No, sì. Ma come? Ma no. Così lo usai con Ryan quando andò a prendere un libro. Ma... Lui mi mostrò il codice per farlo funzionare in un attimo. E l'ho detto a Claire. Non ci credo. Finalmente la missione più difficile mai affrontata era finita. Sì, ma non è sincera questa roba, finita. Però. E Claire e Ryan stavano insieme. Ma come stavano insieme? Si sono fidanzati grazie al PC? Per festeggiare, decisi di andare al cinema con Hayley. Ma poi Luke la sorprese con dei biglietti per il Luna Park, quindi... Ognuno c'ha i suoi gusti, quindi eh. Lei andò con lui. Certo, figurati, dopo un mese di rincorrerlo. I ragazzi vengono prima delle amiche. Sì. Così. Altro stereotipo abnorme. Eccomi qui sola. Si può dire che ero di cattivo umore. Ma a peggiorare le cose, la coppia dietro di me stava scherzando, si sbaciucchiava e persino dava calci alla mia sedia. Madonna, che cosa sono, dei cavernicoli? Oh, non ce la facevo più. Mi girai e stavo per dirgliene quattro. Ma poi? Erano loro. Claire con Jackson. Il cosa? Piantagrane nella classe di matematica. Ma come il piantagrane? Ma mica è innamorata di quell'altro?
Anche loro due si impanicarono quando mi videro. Che cos'è questo? Sì, appunto, non ho capito. Non mi ha appena chiesto di aiutarla a conquistare Rai. Ma direi proprio non appena. Un mese ci hai messo. Prima che potessi chiederle cosa succedesse, mi trascinò nell'atrio. Fai meglio a tacere su questo, altrimenti non capisco. Ma appunto. Pensavo ti piacesse Ryan. Dai, ovviamente non mi piace davvero quel nerd. Lo sto solo usando. Ma come? Per i compiti? Se lo dici a qualcuno, farò sì che il tuo servizio di consulenza finisca. Poverino, non ci credo. Cioè, non solo l'hanno conquistato con l'inganno, ma è praticamente tutto un inganno. Cosa? Mi sta minacciando? Sì, di brutto. Beh, è vero che ha pagato per il servizio. Beh, ho capito, però manco rovinare la vita di una persona è corretto, eh? Figlia mia. Ma ciò non significa che io accetti che mi usi per scopi malevoli. Non potevo guardare Claire giocare coi sentimenti di Ryan così. Sì, anche perché nel senso. Così lasciai il cinema e andai a casa di Ryan. Ah, quindi così, direttamente glielo snicciamo? Non appena lui aprì la porta, spifferai la verità. Beh, hai fatto bene, secondo me, ragazzi, ha fatto bene. Non so voi cosa ne pensate nei commenti. Sembrava sconvolto dalla cosa e poi mi urlò di andarmi. Ti prego, Ryan, non possiamo lasciare che la passi liscia. Dobbiamo darle una lezione. Sono d'accordo. Lui ci pensò, poi alla fine annuì e disse bruscamente: sì, va bene. Scusami, Ryan, va bene tutto, amico mio. Ok che uno è buono. Come vuoi. Per fortuna, quel weekend, i genitori di Claire invitarono Ryan a cena. Ok. È ora che il piano di vendetta abbia inizio. Sono Claire, il mio telefono si è spento e ho preso quello di mia sorella per scriverti. Vieni da me tra 15 minuti, mi manchi tanto. Ok. Ok, sto arrivando. Ti amo, bacio. Come l'ha detto? Stavo ripassando il piano nella mia testa, quando vidi qualcuno avvicinarsi Il piantagrane. Attivamente alla finestra di Claire. Che poi stranamente quello che salta i compiti, quello è quello che c'ha i piercing, i capelli neri, altro stereotipo, vabbè. Era Jackson. Si arrampicò in fretta nella stanza di Claire. Scrissi subito a Ryan: la preda è arrivata. La preda? Poi salì dopo Jackson. Vedendomi, Jackson era frenetico. Beh, si vede. Che diavolo ci fai qui? E in quel momento abbiamo sentito dei passi fuori. Aia. Temendo di essere visto, Jackson corse verso Scappato. La finestra. Ma io andai subito a bloccargli la strada. Mia zia, bravissima. Cosa ci fate nella stanza di Claire? Aia. Era la mamma di Claire. E dietro di lei c'erano Ryan e una Claire non in preda al panico. Non ci credo. Claire, ti prego, puoi spiegarmi perché sembra che ci sia un raduno nella tua stanza? Sì, effettivamente sembra un po' tipo una fiera. Claire la guardò agitata, poi sbottò: Sto uscendo con Jackson. Cosa? Ti ho mentito sull'uscita con Ryan, solo perché è uno studente modello. Non ci credo. Così non mi avresti impedito di uscire con lui, perché non avresti mai accettato Jackson. Cioè, ha preso in giro un povero ragazzo solo perché sua mamma non voleva che uscisse. Scoprì che i genitori di Claire erano così felici che la figlia uscisse con uno intelligente come... Beh, giusto comunque, è bello che, non lo so, un genitore giustamente apprezza che la figlia sta con un ragazzo per bene piuttosto che un pazzo, no? Ryan, che voleva... Poi, ok che al cuore non si comanda, ragazzi, però i nostri genitori, almeno la maggior parte, vogliono il meglio per noi, quindi... Volevano invitarlo da loro, ed è per questo che mi pagò per aiutarla. Non ci credo. Erano furiosi quando seppero che aveva mentito. Beh. E ovviamente l'hanno messa in punizione per un mese senza paghetta. Madonna. Ad averla la paghetta, che cos'è? Poverina. Cos'era ormai? Ma se l'ha cercata. Mm. E adesso? Beh, ho chiuso col servizio di Ah, basta, niente più? Consulenza. Ci siamo ritirati? Amo aiutare le persone. Ok. Ma non amo vedere qualcuno ferito. Mi sembra giusto. Molte persone hanno usato i miei servizi per buone ragioni, ma non posso essere sicura che non li usino per scopi sbagliati. Sì, anche perché se lo fai a scuola comunque non è che effettivamente le puoi controllare. Qua e è stato un caso. Non voglio farne parte. Brava. Comunque non è tutto negativo, visto che ho un nuovo amico, Rai. Beh, dai. A proposito, una volta mi raggiunse dopo lezione e mi disse: ehi, mi serve la tua consulenza, è molto urgente. Si è innamorato, Ryan? Sospirai e risposi: Ryan, sai che non lo faccio più. Ma mi devi un favore. Beh. Voglio chiedere a una tipa carina di uscire. Vuoi scommettere che è lei? Mi piace davvero. Si chiama Madeline. Per forza, lo sapevo. Sarà che sono nerd, probabile. Ah? Non conoscevo altre Madeline. Oh, aspetta. Intendeva... Proprio te. Proprio lì, Hailey e Luke apparvero. Cioè? Ehi, Ryan, se Madeline non ti aiuta, lo farò io. Vabbè, non... Anch'io ho molta esperienza.
Alzai gli occhi verso di lei e poi guardai Ryan. Oddio, gli piacevo! Sì. Continuavo ad arrossire. Sembra che questo cupido sia riuscita per sbaglio ad accoppiare se stessa. Non ci credo. Non ci posso credere che alla fine è finita così. Cioè, praticamente, il cupido che è riuscito a far innamorare se stessa. Cioè, incredibile. Incredibile. Beh, devo dire che però le storie da teenager comunque finiscono molto meglio di Diario Segreto e di quegli altri. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Nel dubbio, a sto stereotipi.